Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Mai come negli ultimi 3 anni sono venuti alla luce nuovissimi plugin di distorsione da applicare come colore sulle tracce del mix. Ho tra il mio arsenale Saturn di FabFilter, Elevate di Eventide, FireCharger, di Plugin United e tanto altro ancora come il vecchio adorato Camel Crusher, il nuovo Tricomp e Red Light di Presonus. Soprattutto sui generi elettronici, ma anche sulle batterie acustiche e o sulle voci, la distorsione è divenuta parte del processo di mix ed è infatti nei miei mix da una decina di anni con i vari plugin e i processori esterni. Molto spesso infatti registro con il pre-niv spinto sulle voci per avere più armoniche. Acoustic Audio presenta oggi l'arma finale in questo senso, Gain Station, un plugin dedicato interamente alla distorsione ed al clipping, un plugin aggressivo, violento, in grado di cambiare pesantemente il timbro dello strumento che lo sta incontrando. I rullanti e le casse dei vostri mix non saranno più gli stessi. Da un semplice sample poco incisivo possiamo infatti tirare fuori una kick devastante. La serie Diamond di cui fa parte Gain Station è creata da Acoustic Audio in collaborazione con Studio DMI di Luca Pretolesi ed in questa occasione in collaborazione con Mike Dean, vincitore di Grammy Award, compositore e produttore. Gain Station è un distorsore con diversi stadi di clipping, saturazione armonica e altro ancora. In sostanza serve per dare botta al mix e alle tracce singole e portare il suono letteralmente in faccia, indifferentemente dal genere musicale che sia rock, pop, trap, EDM, eccetera. Gain Station fa veramente la differenza. Vediamo insieme cosa fa e come funziona. Come vediamo dall'interfaccia, Gain Station è composto da 2 plugin separati, Gain Station generale e Gain Station Boost. Gain Station, come tutta la serie Diamond, è il risultato di un campionamento accurato di una serie di attrezzature hardware utilizzate da Mike Dean e comprende una sezione di preamplificazione con la solita escursione da più o meno 24 dB, dove il trim ci permette di aumentare o diminuire il dosaggio della distorsione armonica. I pulsanti mic, M-I-K-E, che vediamo qui sotto, servono per selezionare il tipo di preamplificazione e quindi la diversa distorsione, o quindi natura della distorsione armonica. Il plugin ha un'escursione dinamica limitata a più 30 dB in uscita, che potrebbe far superare i picchi in uscita anche di più 6 dB oltre lo zero, quindi attenzione ad utilizzarlo per evitare di danneggiare le casse o le cuffie, oppure inseriamo un limiter sul master per evitare qualunque tipo di danno. La sezione EQ è stata ricreata da 2 tipi diversi di Pultec, dove troviamo Bass++, eccolo qui, un low shelf con un boost fino a 10 dB fisso a 60 Hz, come è acceso in questo momento, o a 100 Hz, e una sezione Air++, quindi un high frequency boost sempre di 10 dB che possiamo puntare su 3K o 10K. Sotto troviamo Spread, è la sezione che controlla lo stereo image sulla parte side del mix. Questo è molto importante, differente da quello posto su altri plugin, infatti non influenza in alcun modo la parte mid, per cui riusciamo ad allargare il nostro mix o master senza intaccare il centro dove troviamo cassa e basso normalmente. La sezione Clipper è la parte più richiesta dagli utenti di Acoustic Audio ed include 4 differenti Clipper, denominati appunto DIN, D-E-A-N, e che incrementano l'impatto partendo da D fino a N. Sono dosabili sempre attraverso questo trim. Le sezioni poi chiaramente possono essere accese o spente per alleggerire il carico e l'utilizzo del plugin. Ho lasciato per ultimo la configurazione del routing. In questo caso i colori che vediamo sopra i pulsanti sono rappresentati nella catena qui che vediamo nella selezione. Quindi blu è per il preamplificatore, rosso per il Bass++, giallo Air++, bianco è assegnato a Spread e verde è assegnato a Clipper. Infatti nella prima configurazione troviamo Pre, Bass, Air, Spread e Clipper. Nella seconda
Pre, Bass, Air, Clipper e Spread. Nella terza, Pre, Clipper, Bass, Air e Spread. E nell'ultima, il Clipper viene inserito come primo della catena, quindi Clipper, Pre, Bass, Air e Spread. Quindi in questo caso possiamo scegliere di utilizzare diversi tipi di routing all'interno del plugin stesso e quindi anche nelle varie diverse soluzioni. La versione Boost che vediamo qui in più piccolo, diciamo, come dicevamo, è la versione più ridotta per un workflow più rapido e veloce, dove il Clipper è fisso nella sezione sulla sezione D, quindi questa qui che vediamo nel plugin più grande, ed il manopolone centrale controlla l'aumentare del boosting, dove però l'EQ è fissato a 60 Hz sui bassi, quindi Bass Plus Plus, e a 10 kHz sulle Air, quindi è un boosting un po' smiley. L'ultimo controllo di EQ, quindi EQ Boost che noi vediamo qua, cambia la posizione dell'EQ nella catena rendendolo pre o post clipper. Cliccando sulla scritta Gain Station abbiamo un messaggio di simpatia da parte del plugin verso le nostre tracce audio. I preset sono stati impostati da Dean e sono stati nominati in base all'utilizzo che lui ne fa. Noi cercheremo di adattarli o non utilizzarli nei nostri brani di lavoro. Vediamo un po' come si comportano sugli strumenti e sulle track. Ho caricato alcuni instruments, in questo caso Addictive Drums l'ho puntato creando appunto dei kit, uno acustico ed uno più elettronico. Poi abbiamo XO, sempre di XLN Audio, una sessione di Impact con la batteria elettronica e un paio di basi di arrangiamento, in questo caso del disco di Mauto che è uscito qualche giorno fa. Partiamo dal primo Addictive Drums, carichiamoci un groove dentro, quindi Sync and Play, andiamo in Play. Ascoltiamo il nostro Gain Station, aperto in default, togliamolo, già così, anima il rullante, cambiando addirittura proprio il timbro, mi sentiamo, facciamo caso alla cassa e al timbro. Boostiamo la cassa meglio, 100. Bellissimo. Questa cosa possiamo anche esagerare un po' con il pre. Proviamo l'altro pre. Più smash. Più discreto, teniamo lo smash che ci piace, apriamo un po' di aria sopra, facciamo caso adesso all'ambiente utilizzando lo spread, cassa e rullante sono rimasti al centro, ambiente più aperto. Proviamo ad inserire un clipper. Uno schiaffo in faccia. Anche la cassa in questo caso è più aperta. Bello, super aggressivo, sentiamo senza, recuperiamo un po' di volume che sta esagerando, ok, togliamo un po' del guadagno che abbiamo avuto, sentiamo con e senza, tantissima presenza allo stesso volume, facciamo caso al side dell'ambiente che ho allargato con lo spread. Mono, molta più presenza, plugin fantastico, proviamolo ora, proviamo ora qualche preset, vediamo un attimo, molto simile.
quello che ho creato, vediamo un altro. Mono kick punch. Giustamente lavorando solo sul mid. Preset molto creativi. Wide eye weight. Distorsione estrema. Quindi occhio ai preset perché spacchiamo veramente le casse. Quindi attenzione a come li carichiamo. Proviamo altri preset. Vediamo un po'. Vediamo come cambia il timbro del rullante. Con questo incremento sui 3 kHz. E come clippa. Proviamo su un'altra batteria. 808. Qualche preset creato per la 808. Splendida. Apriamo il rullante. Occhio al basso. Più aggressivo, bellissimo. Sgonfia, viva. Eccellente saturatore. Anche le batterie synth dà un'anima veramente molto interessante. Ascoltiamolo sempre con un Groove IO8 fatto questa volta con XO, sempre di XLN Audio. Altro suono originale. Clippiamo la cassa. Clipper alla fine, clipper all'inizio. Super creativo, super creativo. Vediamolo in azione adesso su un altro groove di Impact questa volta. Mettiamo il clipper dopo il pre. Suono.
per poterlo poi mettere in parallelo, quello che vi consiglio è all'interno di Studio One di utilizzare appunto il routing interno del canale. Come sappiamo, lo splitter ci permette poi di trasformare qualunque plugin in modalità parallela. Come vediamo, i preset vanno sempre adattati al tipo di materiale che poi entra all'interno, ecco perché spesso non li utilizzo, ma in questo modo comunque possiamo avere un'idea di come applicare poi i parametri che troviamo dentro il plugin. Stare attenti quindi a non distruggere l'impianto in uscita, abbassiamo sempre tutto e saliamo piano piano perché i preset sono veramente cattivi. Facciamo caso alla coda della cassa. Proviamo ora ad utilizzarlo su alcune basi, quindi come dicevo di arrangiamenti. Azzeriamo tutto, tenendo premuto il pulsante CTRL e CLICK riportiamo a zero tutti i parametri del nostro plugin di Gain Station. Rimettiamolo in posizione seriale, togliamolo dalla situazione di parallelo, proviamo. Già di suo sentiamo il colore. Buona apertura dello stereo. Andiamolo a sentire adesso sulla base. Ho abbassato un pochino il master per evitare che vada in clip facilmente, visto che appunto non abbiamo un controllo di auto gain in uscita dal plugin. Senza.
per all'inizio. Molto più presente. Occhio sempre a controllare la distorsione per evitare che si smarmelli tutto il master. In questo caso io esagererei per metterlo poi in modalità parallela. Controlliamo il guadagno di volume. C'è un casa rullante veramente Spain. Più scuro. Bellissimo. Possiamo ovviamente anche solo utilizzare la sezione spread e clip, che è molto interessante. Abbiamo ravvivato il master, possiamo provarlo ora anche su un'altra traccia, tipo quella che ho sotto, vediamo come si comporta. Qui lo spread è molto più incisivo. Possiamo dare un po' più di corpo al basso. Facciamo caso al side. Andiamo avanti. Sopra. Arriviamo all'ingresso della batteria. Thank you.
sentiamo come cambia il timbro sul master. Diamo un'occhiata adesso alla versione boost, quella più semplice. Ascoltiamolo sempre su una traccia. Come sentiamo, c'è quell'aumento dei 60 che abbiamo visto prima, e che qui ovviamente non è escludibile né controllabile, quindi facciamo attenzione ad utilizzare anche la sezione boost soltanto in alcuni punti, oppure riequalizzando poi quello che esce dalla sezione boost. Proviamo a cambiare l'ordine. Dell'EQ prima del boosting. Molto efficace anche Gain Station Boost. Questo è ovviamente più leggero e quindi più applicabile anche alle singole tracce che potrebbero essere la kick o il rullante. Come abbiamo visto, in sostanza Gain Station dà letteralmente fuoco alle nostre tracce. È uno dei miei plugin preferiti per aggiungere distorsione armonica alle tracce e alla song che creo e che mi arrivano in studio per il mix ed il mastering. Aggiunge quello che tanto si ricercava attraverso le console, i pre e i bass hardware, ossia la distorsione armonica. Sono un adoratore della distorsione armonica e del colore che si può aggiungere alle sorgenti audio, che siano ritmiche o melodiche, arricchendole lì dove non è possibile farlo con un banco reale. È anche questo il motivo per cui utilizzo molto spesso i plugin di acustica audio. Nel mio arsenale di distorsioni troviamo quindi il Gain Station, che fa ora la sua entrata insieme a Diamond Lift, Transient, Saturn 2 ed Elevate. Quello che vi consiglio come al solito è di scaricare la demo e provarla. Ve ne innamorerete. Gain Station è un must have sicuramente. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e Music Off. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!